Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo alla Foresta dei Miti. Purtroppo sì, come vi ho detto la scorsa volta, questa probabilmente sarà la parte più noiosa di tutto il gameplay, perché non ci sarà un vero e proprio gameplay, ma anche in questo caso sarà un wall text gigantesco che dovremo leggere, analizzare e tutto nel dettaglio per ottenere un altro frammento. Detto ciò, ovviamente, questo è il salvataggio che stavo per l'appunto continuando, quindi ho tutte le side quest fatte, il personaggio è potenziato, abbiamo tanta roba che ho fatto, quindi possiamo procedere verso la risoluzione della Foresta dei Miti. あなた方ですか。神の木。ええ。村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか。いいえ。なぜ調べぬ。近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ。さあ、なぜかはよくわからないです。 Ecco, quindi loro non hanno mai indagato fondamentalmente su quello che c'è qui in questa sezione di gioco, ma hanno semplicemente pregato e basta. E qui, ragazzi, è fuorviante la cosa. Dovete fare attenzione perché sembra un oggetto da raccogliere, quello che si vede qui, ma in realtà è l'inizio della missione. Quindi se accidentalmente avete attivato il dialogo con il sindaco e venite qui, non toccate il centro dell'albero, perché altrimenti parte la missione, chiamiamola così, della Foresta dei Miti. Ecco, questa è la strana presenza, no? Un albero che parla addirittura. こういう手合いが多いのか、最近は。白も言えたぎりじゃないよ。我はこのような言葉でこけ落としをするような。待て、続きがあるようだ。望んだことを教えてくれるってことか。 Non esattamente. Nero, le tenebre più oscure, dipinte su ogni cosa. Parole, parole che costellano l'oscurità. Parole dolci, parole difficili, parole d'amore, risplendono tutte nelle tenebre come gemme. Ora le parole erano poche, ma anche il tempo era limitato. Afferrando le parole, l'albero disperato si rivolse al cielo. «È tutto sbagliato», sussurrò l'albero con la voce del vento tra le foglie. Non è così che doveva andare. Il piano è fallito. Una volta, molto tempo fa, l'albero ricordava tutto del mondo. Era questo il suo compito, la sua funzione, il suo scopo. Cogliere tutti i ricordi dell'umanità lo faceva fremere di gioia. Ma non era una casualità. Le emozioni facevano parte dell'albero, tanto quanto le sue radici e la sua corteccia. Ricordi simili alla rugiada che si posa sulle sue spesse foglie verdi. E una volta formarono una rete che abbracciava il mondo intero. Le parole precipitavano nel bagliore del sole, attraversando le foglie e finendo nel lago dei ricordi. Da questo lago le parole si legavano formando colonie, le colonie si univano in vortice di luci e la luce a sua volta si fondeva fino a dare vita alle stelle. Ogni stella era figlia dell'albero e lui le amava tutte. Guarda il mio ricordo. C'era un ragazzino affetto da un male. È troppo giovane per aver sofferto così tanto. È spaventosamente magro e ha la pelle ancora più pallida del lenzuolo su cui giace. I suoi genitori non lo vanno più a trovare perché non sopportano di vederlo soffrire. I medici hanno ormai da tempo messo il suo destino nelle mani degli dèi. Anche lui ha abbandonato ogni speranza. Strane emozioni, sfinimento, odio, ricolmano le cupe cavità del suo giovane cuore. Lui cerca di scacciare l'oscuro terrore che germoglia nel suo corpo, ma sforzi e lacrime non bastano ad allontanare l'invasore. Ha ormai smesso di covare astio nei confronti dei genitori e dei medici. Un tempo ne aveva, ma ora il dolore è così insopportabile che nel suo cuore non c'è più spazio per pensare ad altro. Solo una persona reca conforto al ragazzo. Una fanciulla in salute, con la pelle scura e dei profondi occhi verdi. È come un faro di luce splendente nel mondo del giovane.
La sua sola presenza gli è di grande conforto, ma non riesce a guardarla in volto. Quando si incontrano, lui viene pervaso da un insormontabile odio per le sue condizioni. Presto, quest'odio consumerà tutta la gioia che ricava dalle visite della fanciulla. Lei smetterà di andare a trovarlo, lui lo sa. A ogni suo risveglio teme l'arrivo di quel giorno. Crede che se riuscisse a parlarle, se le rivelasse i suoi sentimenti, la situazione cambierebbe. Ma quel momento non arriva mai. La fanciulla scompare. Il giovane muore da solo. L'albero raccoglie questo ricordo e lo ripone con attenzione dentro di sé. Su di esso vi è incisa una sola parola: invidia. Guarda il mio ricordo. C'è una guerriera. Il suo più grande nemico è una bestia dagli occhi rossi che non comprende appieno. Quando la colpisce con la spada, la bestia si trasforma in un turbine di sale e muore. Ma quando il fumo bianco si dissolve, ecco che appare un nuovo nemico. E un altro ancora. La guerriera sa che combattere è una follia, ma affrontare questo flusso infinito di nemici le infonde un senso di gioia e appagamento. Da qualche parte, nella sua mente assuefatta dalle droghe, si cela il vago ricordo di una figlia. Forse questa creatura esiste solo nella sua testa. I resti morenti di un potente sogno. Questo non lo sa. Amici e compagni vanno e vengono. Alcuni fuggono in preda al terrore. Altri vengono divorati. Iniziò la battaglia con 23 compagni, molti dei quali sono deceduti. Il corpo della guerriera freme. All'inizio non ne comprende il motivo. Quando sente quel suono profondo e feroce, l'arena è già avvolta dalle tenebre. La guerriera alza lo sguardo e vede una bestia così imponente da eclissare tutto il cielo. E ride. Ride da che ne ha memoria. Ricoperta di sangue e terra, la guerriera ride. Ride e ride finché la città in cui si trova sua figlia crolla, in una catasta di macerie e polvere. Il ricordo è conservato da molto tempo e su di esso vi è incisa una sola parola. Perdita. Guarda il mio ricordo. Un drago rosso precipita dai cieli. Ah, quel ricordo è andato perduto. Che peccato, era uno dei miei preferiti. Il drago rosso precipita dai cieli. Questo è un grande riferimento. Dopo secoli e secoli di vita, l'albero vide che i suoi ricordi, così accuratamente contrassegnati, stavano iniziando a diminuire. Sebbene una volta paressero infiniti, ora sembravano prossimi a scomparire per sempre. Ma l'albero non provava tristezza. Il dolore era un'emozione che andava al di là della sua comprensione. Provava tuttavia la chiara sensazione che mancasse qualcosa. La montagna di ricordi che con tanta premura aveva eretto era scomparsa. L'albero protendeva i suoi rami al massimo, ma i nuovi ricordi si rifiutavano di confluirvi. Il lago dei ricordi era ormai una fossa vuota e scura, una nicchia in cui un tempo fioriva la vita. L'albero aveva perduto il suo scopo. Non restava che riordinare i pochi ricordi rimasti che giacevano a terra, sotto i rami. Ecco perché l'albero gioì, vedendo il giovane e il suo compagno entrare nella stanza. Beh, questo posto è cupo da far paura. La stanza in cui era entrato Joe era quasi del tutto vuota. Gli unici oggetti presenti erano dei cristalli sparpagliati a casaccio per terra. Prendendone uno per esaminarlo, Joe vide all'improvviso un luogo familiare. Era la foresta dei miti, i cui abitanti erano prigionieri dei loro stessi sogni. «Chiedo scusa», pensò l'albero, «non rimane altro». Mentre Joe fissava la gemma sbalordito, all'improvviso una voce lo chiamò dal profondo della sua mente. La voce gli implorava di ascoltare. Era un ordine, ed era perentorio eseguirlo. Improvvisamente i due capirono di dover ascoltare. Dovevano ascoltare. «Wise, guarda lì!» Una piccola presenza indistinta apparve da sotto il pavimento. Pareva un'ombra. L'ombra afferrò varie gemme con la mano, altre caddero dalla bocca come pezzetti di denti scheggiati, emettendo luci e suoni per poi svanire per sempre. La creatura stava maltrattando i preziosi ricordi, trattandola come una ricorda di balocchi senza alcun valore. Wise, pare che quest'ombra si nutra di ricordi. Joe, questi affari mangiano i ricordi? L'albero estese un ramo verso Joe. Senza pensarci due volte, Joe calò la sua lama sull'ombra, lacerando nello stomaco. E da essa fuoriuscirono diverse gemme che si sparsero a terra per tutta la stanza. «Guarda!» pensò l'albero. «Ecco il ricordo di sicurezza che avevo perso, e anche soddisfazione, e molti altri. Sì, che bello!» L'albero spalancò la bocca nel tentativo di parlare, senza produrre però alcun suono. Un millennio di silenzio e di solitudine costrinse l'albero a dimenticare alcune cose. Ma invece di infuriarsi, accolse positivamente questo risvolto.
Concentrando i suoi poteri sulla difficoltà di comunicazione, l'albero formò una sorta di corda vocale improvvisata e riprovò. Ti imploro. E sputò fuori una gemma verde splendente. Di nuovo. Ti imploro. Ecco qua. Di che colore era l'invidia perduta? Marrone, verde o blu? In questo caso, verde. Weiss, ha parlato. Quest'ombra ha un'intelligenza e prova delle emozioni. E a noi che cosa importa? Ignorò l'affermazione di Weiss, affondando la spada nel braccio destro dell'ombra. L'ombra allungò l'altro braccio verso Joe. Devo toccarlo, devo stabilire un contatto. Nell'istante in cui il suo dito sfiorò Joe, l'albero sentì un calore bruciante. Una sensazione infuocata gli corse lungo le dita, passando per il braccio e propagandosi in tutto il corpo. Erano emozioni, più di quante quell'entità ne avesse provate nel corso dei secoli. Sorpreso, l'albero urlò di gioia. 1000 anni da solo, 1000 anni nella più pacata meditazione. L'albero si sentiva esplodere. Per interminabili secoli l'albero era stato solo, col cuore sigillato da pesanti catene, ma le cose erano cambiate. Nuove potenti emozioni lo pervasero, alleggerendogli il cuore. Era ben più delle semplici emozioni che era destinato a provare. Era l'inizio di un'anima. E il giovane ne fu la chiave. Questa era la promessa fatta tempo fa. Era così che sarebbe stato liberato. Lo stomaco dell'albero iniziò a pulsare dal dolore, una nuova e spiacevole sensazione. Ma il momento non era ancora giunto. Ti imploro, quante persone perse la guerriera che combatté le bestie dagli occhi rossi? Sua figlia e 23 amici, sua figlia e 33, sua figlia e 63, in questo caso sua figlia e 23. Bene, basta indovinelli, ora ucciderò questa stupida ombra una volta per tutte. Un oggetto tondo e luminoso cadde dallo stomaco e tintinnò sul pavimento. La chiave, urlò il libro, prendi la chiave. La spada dell'uomo rallentò. Il tempo iniziò a dilatarsi intorno a loro, estendendosi e rallentando. Il tempo è essenziale, bisogna udire la prossima parola. Le parole esplosero, divennero difficile coglierne il significato. Il lago dei ricordi iniziò a spaccarsi e l'eterna oscurità si diffuse sul muro. Weiss, questo mondo sta crollando a pezzi. Joe, come può un mondo di lettere? Ti imploro. Cosa più importante? Mondo. Yona. La luce era completa. I ricordi scomparvero. L'identità dell'albero iniziò a dissolversi. Mentre le lettere sbiadivano poco a poco, Joe fu riportato nel mondo reale. E l'albero era soddisfatto. これを。しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ。奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことで、もう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。 E qui abbiamo ottenuto il frammento dell'albero dei ricordi. Perché ovviamente bisognava leggere con attenzione? Perché il colore verde era quello degli occhi della ragazza che per l'appunto andava a trovare, no? Il ragazzo morente. E poi gli amici più la figlia erano l'altro indizio che ci serviva a leggere della storia della guerriera. Bene. E qui abbiamo raccolto il frammento dell'albero dei ricordi. Fortunatamente non è durato neanche tanto, sinceramente. Me lo ricordavo più lungo, se devo essere sincero. Ecco, a questo punto possiamo decidere di parlare con Popola o andare a vedere se è arrivata la lettera dal fratello minore. In questo caso io preferisco parlare con Popola, giusto per dare una sorta di interazione, no? Tra oggetto trovato e oggetto riportato, oggetto trovato e oggetto riportato. Anche perché tanto dovremo andare per forza poi dal fratello, ma preferisco farlo in una puntata a parte. Quindi, a questo punto possiamo salvare, visto che abbiamo fatto questa parte dell'albero che
Sinceramente ricordavo più lunga, forse la confondevo con quella della prima volta, quando c'era appunto il sonno, che dovevo scongelare gli abitanti dal sonno, una roba del genere, però va bene così. E detto ciò, se non sbaglio adesso, rientrando nella foresta dei miti, dovrebbe apparire una side quest importante, che solitamente non vi faccio vedere, ma che in questo caso vorrei farvi vedere come side quest, perché è interessante e soprattutto è importante per un motivo ben preciso. Quindi vediamo se mi ricordo bene. No, ancora non è apparsa. Ok, va bene. Comunque, qui nella foresta dei miti apparirà una side quest importante, che penso nel momento in cui potrò farla ve la farò vedere. Cioè, nel gameplay la includerò. Io solitamente le side quest non le includo nel gameplay, perché non le includo, ma questa invece la includerò, perché sarà particolare. E ve la voglio fare vedere, ovviamente. Allora, ritorniamo da Popola. Ovviamente io questi viaggi, tutte queste cose potrei anche tagliarle in produzione, ma non le taglio mai, perché sono dei momenti in cui ne approfitto per raccontarvi o per dirvi comunque determinate cose per quanto riguarda il gioco o per quanto riguarda alcune spiegazioni che devo darvi durante gli episodi di intermezzo. Quindi non li taglio semplicemente per questo, sono la mia unica occasione di interagire fondamentalmente con chi vuole guardare quest'opera. Allora, torniamo da Popola e vediamo se ci sono delle novità. Ormai i pezzi ci sono quasi tutti, quindi ormai manca veramente poco al finale della prima run. Perché, sì, questo è il finale della prima run, che darà vita alla seconda, che sarà molto più intrinseca di dettagli, che avremo modo di analizzare e finalmente mi permetteranno di potervi parlare di tante cose di cui per il momento sto facendo silenzio e non sto dicendo nulla. Popol-san, Mao no shiro no kagi no joufou wa nani ka wakarimashita ka? Sou sou. Chōdo sono koto de hanashitai koto ga atta no. Gakke no mura wa wakaru wa yo ne? ああ、あの憂鬱な者どもの陰気な村か。それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。Ufficio del capovillaggio del nido a Popola. Cari saluti a te e al tuo villaggio. Spero vada tutto bene. Il nostro villaggio si è nascosto dal mondo per troppi anni e ora è il momento di cambiare. Per questo abbiamo deciso di aprire un negozio all'interno del villaggio. Siamo aperti e impazienti di ricevere clienti da tutto il mondo. Per quanto riguarda la parola sacrificio di cui mi hai parlato, un abitante del villaggio sostiene di sapere cosa significhi. Quando visiterai il nido, potrai parlarne direttamente con lui. Spero di sentirti presto. Nie. Mao no shiro no kagi no namae ga. So ne. Kakumura no sonchou ni toiawasete mita no. すごい。さすがポポロさん。しかし、なんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると。ちょっと危険な感じがするわね。Wise è molto molto scaltro. Kini shisugi sa. Sore ni kiken demo kamawanai. Matte iru dake ja yona wa modotte wa konai. Sore ni mamono ga itara mina. So. Wakatta wa. Kii o tsukete ne. Mazu wa sonchou no ie o tazunete miru to ii wa. Ok. A quanto pare la prossima destinazione dovrebbe essere a questo punto il nido per trovare la prossima parola, ovvero sacrificio. C'è anche da dire però che io sto dividendo tutte le parole. Gake no mura ka. Esatto. Mazu wa sonchou no ie da na. Ki ga meiru koto da na. E diciamo che sto dividendo praticamente tutte le puntate con zone specifiche. E anche le chiavi da prendere, per cui questa puntata magari durerà un po' meno,
ma va bene così. Non c'è stato tanta interazione, tanto gameplay è stato molto lineare, ma preferisco che sia così proprio per dividere ogni capitolo in maniera ordinata. Quindi per il momento è tutto e noi ci becchiamo con la prossima puntata in cui andremo al nido e vedremo cosa sta effettivamente succedendo. Quindi alla prossima. Bye bye!